Ora è dunque l'intervento del professor Franco Altimari, che anticipa rispetto al pomeriggio per completare la mattinata del nostro Ateneo, collega del nostro Ateneo del Dipartimento di Cultura e Educazione e Società. Il professor Altimari interviene sul tema I popolari a Brescia e Don Sturzo, appunti dalle carte di Achille Altimari, era tuo nonno, mio nonno. Quindi c'è anche un elemento di biografia familiare. Grazie Antonello, un ringraziamento a Paolo Panno per avermi sollecitato a cambiare mestiere oggi, perché appunto, come sapete, non sono uno storico, ma appunto la presenza a casa di alcune lettere di cui adesso qualcuna speriamo che possa. Deve attaccare la pennella. Forse. Un attimo di pazienza, che le tecnologie a volte ci creano problemi. No, non c'è qui. Non si vede, ma comunque speriamo che nel frattempo. Dicevo, quindi ci sono una serie, ho trovato a casa una serie di documenti, alcune lettere che ha discusso l'amministratore, soprattutto lo trovo impegnato prima dell'avvento del fascismo, quindi tra i fondatori del Partito Popolare in Calabria, poi subito dopo la liberazione continuano queste corrispondenze, anche perché riprese la sua attività anche politica. Quindi ovviamente, ecco, qui quando il professore Costabile parlava di quelle qualità che effettivamente sono, caratterizzano anche l'impegno politico, questa passione, questa responsabilità, questo lo vedevo anche in figure anche minori come quella di mio nonno, che non era un professionista della politica, era un dato di professione, sì. Lui era sarto, poi quindi diciamo che quindi come artigiano, quindi aveva occuparsi anche della sua attività, ma in più, come adesso vedremo, aveva anche una famiglia numerosa, quindi diciamo doveva conciliare queste esigenze familiari con un impegno politico, però che sentiva fortemente, perché appunto era dal 19, quindi impegnato in questa azione con i popolari in Calabria, e poi con la Democrazia Cristiana subito dopo la liberazione. Troviamo appunto già nel secondo documento dell'archivio tra coloro che furono impegnati nella creazione del partito. Allora, siamo arrivati finalmente. Sturzo. Ecco qui. Vediamo di trovare la e dove l'hai nascosto? Ecco qua, no, purtroppo siccome ci sono troppi convegni, quindi ho dovuto sistemarlo bene, perché sennò rischiamo di perderlo. Tutto non si ricorda. Allora, breve notizie di tipo biografico prima di parlare un po' di questo impegno. Mi dicevo, lui nacque a Macchia Albanese, una piccola comunità, frazione del comune di Arbrest di San Demetrio Corone,
nel 1879. Ecco, dalle sue carte apprendiamo che, attraverso le pagine di un diario che cominciò a curare negli ultimi mesi della sua vita, che nel 99, era appena ventenne, accompagnò a Roma al secondo, 12° congresso degli orientalisti il celebre poeta e scrittore Albrecht Girolamo Terada, di cui era anche stretto parente. Ecco, Terada negli ultimi anni della sua vita trova quindi appunto un sostegno per questo convegno importante. Tra l'altro bisogna dire qui che Terada morì nel 1903, ma l'azione del Terada fu importante per dare al collegio italo-albanese di San Demetrio una sua centralità politica, che poi vedremo è al centro anche dell'azione del Partito Popolare, e proprio nel 21-22, quando si decise quello che si diceva la regificazione del collegio, cioè la statalizzazione di questo istituto, che aveva uno status particolare, che diventò ancora più complesso con la istituzione della diocesi di Lungro, avvenuta proprio 100 anni fa, nel 1919, che rese ancora più complessa lo status di questo collegio. Ecco qui, questa è la casa. Tra l'altro l'amico Franco Azzinari mi ha dato uno schizzo, diciamo, anche per dare questa. Ecco qui c'è mio nonno qui con la sua famigliola. Tra l'altro non è neanche al completo, qui è del 29 questa foto, avanti la famigliola, perché alla fine contò, erano 12 figli, tra l'altro di cui due sacerdoti che poi furono dell'ordine basiliano, ordinati a Grottaferrata. Diciamo, ecco, poi c'è un episodio, legherò questo, anche questa presenza dei figli sacerdoti. Ecco, dicevo, per 12 figli, di cui uno, Francesco, poi morto in un campo di prigionia nella campagna militare di Russia. Ecco, fu nel 19 tra i fondatori del Partito Popolare in Calabria. Nel 1920, quale membro del comitato provinciale, prese parte al congresso nazionale del partito a Napoli con la delegazione cosentina, guidata da Francesco Sensi, da lui molto vicino, Francesco Sensi, ma anche Francesco Miceli Piccardi, che è stato accennato al ruolo appunto di questo paulano molto importante nella storia sia del Partito Popolare, poi anche della Democrazia Cristiana, specialmente con Miceli Piccardi c'era un rapporto molto, molto stretto, e con Don Carlo De Cardona. Nel novembre dello stesso anno, con una lista appunto del Partito Popolare, vinse le elezioni amministrative e venne nominato prosindaco nella nuova amministrazione comunale. Ecco, questo è il telegramma di, forse non si legge, il telegramma di Sturzo, in cui si complimenta per questa così affermazione elettorale in questa comunità. Tra l'altro nella comunità c'era uno scontro molto forte tra appunto il Partito Popolare e la lista locale, liberale, di ispirazione massonica, sempre legata alla questione del collegio italo-albanese. Quindi questo è un punto nevralgico. La presenza di queste forze fece sì che la Santa Sede, quando decise la sede della diocesi, optò per Lungro e non per San Demetrio. Questo fu un elemento che determinò la scelta, perché la scelta più naturale della diocesi era quella di San Demetrio Corone, sede storica del collegio, che ereditò il collegio dei Rodotati, San Bertullano, era quindi una presenza consolidata, con il vescovo greco che non era titolare di diocesi, era sempre con sede a San Demetrio. Quindi questi elementi politici influirono poi sulla scelta del... Sì, anche se ci fu anche una terza opzione, che era quella di individuare in Spezzone Albanese la sede, anche se Spezzone Albanese era da 3 secoli passato al rito latino, c'è stata anche un'ipotesi, in questo modo, in una località più centrale, dare questa e far ritornare Spezzone Albanese al rito greco. Quindi c'era anche questa altra ipotesi.
In quegli anni, appunto, parliamo 19-20, quindi per la malattia del sindaco subentrò come sindaco, appunto, facente funzione alla guida dell'amministrazione comunale, fu così l'ultimo sindaco popolare a San Demetrio prima dell'avvento del fascismo, e in tale veste si adoperò per risolvere, con l'appoggio del suo partito, dello stesso Sturzo in prima persona, ecco qui poi vedremo qualche documento, uno dei problemi che stava più a cuore alla comunità, ma tutta la comunità albanese d'Italia, cioè la statalizzazione del collegio italo-albanese di Sant'Adriano. Anche qui poi ci fu un memoriale pubblicato dal comune, che è stato anche recentemente poi ristampato, in cui si ripercorrono le tappe di questo impegno, dicevo, che andava insieme all'impegno, appunto, contrastato dall'impegno delle altre forze liberali, che ovviamente volevano escludere al collegio la presenza del vescovo di Lungro. Quindi la disputa era che ruolo dare al vescovo di Lungro nella gestione di questo istituto, che in parte dipendeva dal Ministero dei Beni, dal Ministero della Pubblica Istruzione, peraltro dal Ministero, ci sono tre ministeri qui in mezzo, praticamente c'erano il Ministero della Pubblica Istruzione, poi invece c'era anche il Ministero degli Esteri a un certo punto, perché il collegio divenne agli inizi del secolo scuola internazionale all'estero e aggregò centinaia di studenti che venivano allora era la Turchia europea, ma era l'Europa balcanica, che era ormai, diciamo, con l'impero turco che stava per crollare, era un modo per formare la nuova classe dirigente della futura Albania, e quindi una politica molto intelligente che era stata avviata alla fine dell'Ottocento dai governi italiani, cioè invece di mandare missioni militari nei Balcani, si preoccupavano con borse di studio di individuare quelli che sarebbero state poi la classe dirigente, i migliori studenti di quest'area, che poi effettivamente è un compito importante, perché i primi ministri albanesi che sono formati col nuovo Stato indipendente albanese, ma anche i primi accademici, anche uomini, diciamo, venivano da questo collegio di San Demetrio Corone, quindi ha avuto per quasi un ventennio un ruolo importante. Quindi, ecco, la Calabria sembra così un'area periferica, grazie a questa azione il collegio diventò un faro, diciamo, anche nei rapporti internazionali, ruolo che venne meno poi dopo la prima guerra mondiale, perché appunto le guerre balcaniche, l'esito della guerra, la risoluzione dell'impero austro-ungarico e di quello turco, diciamo, determinarono una situazione geopolitica diversa. Ecco, velocemente, ecco, questo è il memoriale, dicevo, poi qui ci sono una serie di telegrammi, questo è quello anche qui di Sturzo, che riguardava appunto il suo impegno per ciò che riguarda la destinazione, appunto, di questo collegio italo-albanese. In quell'occasione, ecco, presentato da Michele Piccardi, Sturzo, tra l'altro, era in compagnia, dice, non anche del principe Rufo della Scaletta, che faceva parte pure della direzione nazionale, quindi conobbe in quel caso questa figura importante che si ispirava a un socialismo cristiano, diciamo, filantropico, ecco, rientra tra quelle famiglie che sono state citate qui, di questi nobili che poi trovarono una ragione all'interno del popolarismo. Tra l'altro, a proposito di socialismo cristiano, ricordo che in quegli anni presso lo stesso collegio italo-albanese troviamo tra gli studenti una figura importante come quella di Costantino Mortati, che recentemente abbiamo scoperto anche come studente, diciamo, impegnato già sedicenne, diciassettenne, con una rivista locale, in cui fa dei messaggi un po' tipo Sturziani. Uno è dedicato al primo maggio e uno alla futura della Calabria, che penso meriterebbero di essere ristampati per la loro attualità. Quindi questo succedeva qualche anno prima, 1911, abbiamo gli appelli di Costantino Mortati sulla rivista degli studenti del collegio italo-albanese di San Demetrio Corone. Ecco, poi qualche altro dato biografico velocemente: presente al quarto congresso dei popolari tenutosi a Torino
nel 23, in cui insieme all'onorevole Sensi, come componente della delegazione cosentina, appoggiò la linea di Sturzo che sosteneva l'incompatibilità tra la concezione popolare dello Stato e quella totalitaria del fascismo, e votò gli ordini del giorno minoritari, appunto, di Sturzo, De Gasperi, che si opponevano al nuovo sistema elettorale, la futura legge Acerbo, che sanciva la svolta maggioritaria e autoritaria imposta dal Partito Nazionale Fascista. Nel novembre del 43, dopo il ventennio fascista, quindi chiude l'esperienza con l'avvento del fascismo, diciamo, non ovviamente alla sua esperienza, sì, la sua esperienza viene dedicata con i suoi impegni, ma tornò alla politica attiva e troviamo il suo nominativo tra le carte dell'archivio provinciale cosentino della Democrazia Cristiana, che è attualmente conservato presso il laboratorio di documentazione qui della nostra università, nel gruppo storico guidato da Don Luigi Nicoletti, che fondò il Partito della Democrazia Cristiana. Qui abbiamo, ecco, questi sono, si riferiscono ai contatti avuti per la reggificazione. No, questi sono. Sì, però l'Anile si riferiva alla reggificazione del collegio, perché Anile all'epoca era sottosegretario alla pubblica istruzione. Ecco, interessante che ci fu un ordine del giorno, è stato richiamato dall'intervento precedente, quello di Rodinò, in cui era ministro di Grazia e Giustizia, e Rodinò, su indicazione di Sturzo, firmò l'ordine del giorno dei popolari per assicurare al collegio una buona dotazione per le borse di studio per gli studenti che venivano dall'estero. Quindi ecco questi rapporti con Rodinò, ecco, con Anile poi si crearono rapporti anche abbastanza stretti. Ecco, questo è il telegramma, non so, questo di Cassiani, che si riferisce alle sorti del collegio italo-albanese, e questo è il telegramma di Sturzo che assicurava che, appunto, il Partito Popolare si era impegnato in questa battaglia, appunto, per far riconoscere questi diritti. L'interesse del Partito Popolare è di inserire nel collegio di San Demetrio il nuovo vescovo di Lungro, non come figura di presidente, ma come membro del consiglio di amministrazione. Questo era osteggiato dai gruppi liberali massonici, che non volevano che il vescovo di Lungro fosse parte del consiglio di amministrazione, dal momento che con la nascita della diocesi c'era stata un'intesa tra Stato e Vaticano, era stato dato una somma di denaro alla diocesi di Lungro per dire che si dispensava da questo impegno diretto. Ecco, questa è interessante perché, dicevo, nella Seconda Guerra Mondiale abbiamo questi documenti diciamo della TC, in cui lo troviamo già nel 1944 impegnato con la nuova, appunto, con Don Luigi Sturzo, qui nella creazione del partito. È interessante qui, dicevo, perché in questo archivio si conserva una assidua corrispondenza con Sturzo, che evidenzia questa operosa attività amministrativa per la soluzione delle non poche emergenze della sua comunità, perché appunto anche nel dopoguerra, dopo la caduta del fascismo, lo ritroviamo impegnato col partito anche lì alla guida del comune. Interessante qui, ecco, quello che si nota, questo legame forte degli organi centrali dello Stato con queste nostre periferie, cioè che uno come Sturzo, il ministro, che si sente obbligato a rispondere su delle esigenze magari che riguardavano una piccola comunità. Ecco, qui abbiamo una lettera interessante, che lui si rivolge a Sturzo per avere risolto dei problemi proprio legati anche alla costruzione di case popolari, dell'edificio scolastico, di una strada che collegasse la comunità alla pianura di Sibari. Non vedendo realizzate queste cose, a un certo punto lui fa una nota a Sturzo, e questa lettera, molto amareggiato, in cui dice: non posso dare alla mia comunità le risposte che si aspetta. C'è una situazione veramente tragica all'epoca, e si trovava la amministrazione in una situazione difficile. Sturzo scrive al ministro dei lavori pubblici dell'epoca, Tupini,
che accoglie in parte questo, come questo messaggio di Sturzo, e alla fine, ecco, riesce a trovare un finanziamento per l'acquedotto del paese e per progettare la strada che poi venne completato di collegamento di quest'area alla piana di Sipari. Questo succedeva appunto nel 1949. Ecco, un ultimo episodio qui è legato un po', diciamo, alla sua linea che potremmo dire più di avvicinamento a quella De Gasperiana, che Sturziano nel 52 è un episodio con cui chiudo questo mio intervento. Quando ci fu il rifiuto di Papa Pio XII a ricevere in udienza privata al CIDE De Gasperi, conseguenza politica del rifiuto appunto frapposto dallo statista altoatesino alla richiesta caldeggiata dal Vaticano di impegnare la Democrazia Cristiana in coalizione di centrodestra con i monarchici e il Movimento Sociale Italiano a Roma, mio nonno, quindi Achille Altimare, all'epoca non più amministratore locale, intese dare una plateale segnale di solidarietà al leader del suo partito, anche di disubbedienza, come dire, alla Chiesa. Per alcune domeniche andò a frequentare le funzioni nella chiesa locale, la chiesa evangelica. Questo creò molto scandalo nella comunità, e pensare che appunto, anche perché la sua presenza era regolare in chiesa e fece un gesto politico eclatante, diciamo, di cui c'è memoria nella comunità ancora oggi, dicevo, questo soprattutto se si pensa al fatto che, ecco qui infatti ho messo la Badia di Grottaferrata, questi sono i miei due zii, appunto era Stefano Altimare, padre Valerio, tra l'altro entrambi del laboratorio di restauro del libro antico. Ricordo qui che questo laboratorio venne restaurato, mi diceva mio zio Stefano che della cosa non ha parlato neanche col suo fratello, zio Valerio, ma lo sapeva solamente l'archimandrita. È stato restaurato il codice atlantico di Leonardo. In quell'occasione solamente l'archimandrita e il direttore del laboratorio, neanche i confratelli, potevano essere messi a conoscenza che in quel laboratorio si restaurava il codice. Recentemente sul Sole 24 Ore l'autista della nipote del direttore dell'Ambrosiana, che andò a Roma a ritirare da Paolo VI il codice, e loro scesero da Grottaferrata a riportarlo, ha raccontato questa scena, che anche loro in anonimato con una 600 multipla si recarono in Vaticano, dove si ritrovarono insieme a ritirare questo codice atlantico di Leonardo, che era ovviamente, visto il bene culturale, non potevano far sapere che appunto in questo laboratorio particolare, tra l'altro con tecniche di monaci ucraini che utilizzavano una cosa chimica particolare della Grottaferrata, venne restaurato questo. Quindi chiudo con questo episodio così marginale, ma appunto giusto per tirar fuori qualche elemento che si testimonia un impegno di periferia di un umile militante popolare al Brescia, appunto, che per restare sul tema però si è comportato, a mio parere, appunto, così come nel manifesto sturziano, da uomo libero e forte anche in condizioni difficili per la Calabria e anche per la nostra comunità. Grazie al professore Altimare per questa interessante relazione, anche per questi particolari che ci ha esposto sulla vita del nonno e su questo rapporto tra la comunità Brescia, tra alcuni elementi significativi della comunità Brescia e la nascita del Partito Popolare nella provincia di Cosenza.